Ciao, nel video di oggi mi strucco insieme a voi. Sono all'incirca le mezzanotte e mezza e sono tornata da poco dalla mia festa di compleanno. Sono andata a cena fuori con le mie sorelle e alcuni miei amici e ho fatto questo trucco. È un trucco molto semplice perché ho utilizzato sugli occhi un matitone long lasting di Kiko e un ombretto della Elf e poi ho messo il mascara che è il Paradise della L'Oreal. Il rossetto è di Nabla e la matita sempre sotto rossetto è di Kiko. E sul viso ho il fondotinta di Fenty Beauty. Ho il blush di H&M. Contouring un minimo ne ho fatto con la Hoola di Benefit e una cialda della MAC. Sugli occhi, come per dare luminosità, ho usato il Bright Up della Essence e sopracciglia, appunto i prodotti per le sopracciglia della Benefit sempre. Comunque vi faccio un video in cui ve lo riproduco perché comunque è un trucco molto veloce, però è comunque carino. Un messaggio. Allora, iniziamo. Io come primo step è quello di passare sul viso questo guantino struccante. Vi ho fatto, se non erro, anche il video in cui lo provavo con voi, ve lo metto qui e questo va usato con l'acqua calda. Quindi lo bagno con l'acqua calda e poi lo passo su tutto il viso senza aggiungere nessun prodotto. Vado a passare su tutto il viso. È molto veloce lo struccaggio con questo pennetto perché toglie molto bene anche i prodotti più resistenti. Certo, quelli waterproof del tutto non li toglie. Con il pannetto pulito, ma bagnato ancora con l'acqua calda, vado a rifare un altro passaggio. A me sinceramente non interessa fare meno passaggi possibili e metterci meno tempo possibile, perché comunque truccandomi raramente, quando lo faccio. Prendo il truccaggio e lo struccaggio come diciamo, un momento di relax, un momento di coccola. Non mi trucco sempre perché comunque sono pigra. Sempre utilizzando il pannetto e il bifasico, questo è della Douglas Beauty System, il Clean and Neat, è un bifasico. Lo utilizzo per togliere ulteriormente gli eccessi di prodotto che possono essere rimasti, anzi i rimasugli di prodotto che possono essere rimasti sugli occhi. Io presto particolarmente attenzione allo struccaggio degli occhi perché soffrendo di sindrome dell'occhio secco già ho degli occhi estremamente sensibili, quindi se non vado a prestare attenzione al trucco, alla rimozione del trucco, rischio che comunque mi possa creare disagio e quindi se posso evitare lo faccio. Quindi vado a ripassare per togliere i rimasugli di magari mascara e di altri prodotti. Oggi sinceramente non avevo l'eyeliner, quindi ho meno problemi da quel punto di vista, però magari di mascara ancora un pochino ce n'è, quindi vado a passarci. Alcune volte quando ho un mascara che non è waterproof o comunque che non è molto resistente, questo passaggio lo posso anche evitare. Però in questo caso avevo il Paradise della L'Oreal che è molto resistente, quindi preferisco comunque farlo per non lasciare residui sugli occhi o comunque vicino agli occhi. Ok. Fatto questo, sciacquo il pannetto di nuovo. Poi utilizzo il Gelée Micellaire de Maquillant di Sephora, quindi il gel micellare di Sephora, per andare a
a pulire ulteriormente la pelle. Quindi vado ad applicare il gel. E passo con la spugnetta. Questa era una volta gialla, poi ci ho tolto una maschera e è diventata verde. Verde o lucetta. Sciacquo il viso. Fatto questo uso della Philips il Visiapur con il latte detergente della Douglas. E vado a applicarlo sul viso. E vado ad applicare le mie cremi. Per il contorno occhi uso questo della Kiko, non c'è più il nome. Contorno occhi Maison Bio, sempre di Douglas. Questo è un siero molto, mi piace molto, non ha un profumo meraviglioso, però rende la pelle molto morbida e molto idratata. Me l'ho preso le mani perché male non fa. La crema per il viso, adesso metto questa, è della Idi, è la Soagen idratante, crema idratante e sebo normalizzante. Questa è una crema estremamente delicata a cui non ne serve moltissima. Io avendo la pelle tendente a soffrire di couperose, ho bisogno comunque di creme molto delicate. E che comunque me la proteggano anche considerando che ce l'ho mista, quindi devo comunque utilizzare una crema molto delicata, cioè l'ho appena messa, ho appena toccato il viso, si è già arrossato e mi succede comunque con tutti i prodotti, io come tocco il viso mi si arrossa, ho la pelle estremamente delicata. Quindi fatto questo come ultimissimo step, che potrei anche evitare, metto un pochino di acqua di rose rinfrescante e lenitiva, questa è dell'erbario Montechiaro, e la applico semplicemente mettendone una goccia sulle mani, tamponando così e andando a tamponare sul viso, quindi proprio come step finale. La lascio così umida e lascio asciugare per conto suo. Poi vado comunque a mettere un po' sulle mani, che non fa mai male. Ok, abbiamo finito. Quando invece non mi trucco oppure sento la pelle un pochino più spessa e non lo faccio comunque tutte le volte, utilizzo questo peeling agli acidi della frutta. È molto semplice da utilizzare. Si applica prima lo step 1, che è un dischetto, quindi si applica su tutto il viso fino a quando il dischetto non è asciutto. Si attendono 2 minuti e si passa l'altro dischetto, che è quello che praticamente disattiva il peeling. La pelle diventa morbida, liscia, un pochino più compatta anche grazie comunque al massaggio che viene fatta e mi piace molto, lo utilizzo ormai da molto tempo. Se ne trovo vi metto il link qui sotto. E ho finito, adesso vado a dormire perché tra una cosa e l'altra si è fatta tipo l'una e buonanotte, ciao!